Portoviro, una città sul delta del Po in provincia di Rovigo. Nell'Istituto Tecnico Cristoforo Colombo insegna Daniela Boscolo, scelta tra 5.000 docenti segnalati da 127 paesi e fra i 50 docenti migliori del mondo in corsa per il premio Global Teacher Prize, detto anche il Nobel dei docenti. Il vincitore di questo concorso riceverà come premio $1.000.000. Buongiorno professoressa, può raccontarci come è arrivata questa importante candidatura? Ho saputo che un'associazione di Bologna ha fatto il mio nominativo alla fondazione che è naturalmente responsabile di questo importantissimo premio e quindi eccomi qua, sono stata segnalata e da lì poi è partito tutto. La parola d'ordine dei suoi progetti che sono stati riconosciuti di grande valore è l'inclusione. Intanto si inizia proprio dall'ambiente scuola, quindi l'inclusione deve essere non solo una parola vuota, ma deve essere una serie di azioni che vengono messe in atto nella scuola. E la partecipazione di tutti, quindi dai collaboratori scolastici a tutti gli insegnanti, in azioni che si possono vedere e toccare con mano ogni giorno. Quindi la partecipazione dei ragazzi nella classe di appartenenza, condividere alcune esperienze con i loro compagni che esulano anche dal contesto scuola. Ma io intendo anche inclusione, quella sociale, e un aspetto dell'inclusione sociale, naturalmente molto importante, è anche l'inclusione lavorativa. I miei progetti nascono proprio con quell'intenzione, di dare una possibilità anche per i ragazzini con disabilità, come per i loro compagni, per cui si attiva quel bellissimo progetto che è l'alternanza scuola-lavoro, quindi costruire un'alternanza scuola-lavoro su misura, cioè partendo proprio dalle loro abilità, dalle loro competenze e dal creare quegli ambienti e trovare quegli ambienti non solo esterni ma anche a scuola che diano la possibilità di esprimere queste competenze. Ecco la capability, una delle approcci a cui noi ci ispiriamo. I progetti che preparate in questa scuola sono diretti a ragazzi con disabilità? Sono dedicati ai ragazzi con disabilità, però sono vissuti insieme ai loro compagni di classe. Questa è una cosa molto importante per me, fondamentale, perché l'inclusione proprio si attua in questo senso qua, facendo condividere tutte le esperienze. Naturalmente avranno dei momenti di preparazione particolare, ma poi il vissuto proprio dei progetti è condiviso poi con il resto dei loro compagni di classe. Quali sono stati i progetti più significativi? Allora, proprio nell'ottica dell'inclusione lavorativa sono due quelli fondamentali. Il primo che è stato il supermercato, sì. E il secondo l'anno scorso che abbiamo portato a termine è stato il MasterChef. Quest'anno sarà ambientato in un'azienda locale. E come si è svolto questo progetto del supermercato e anche quello del MasterChef? Allora, il supermercato ha avuto più di un obiettivo. È nato naturalmente per l'autonomia anche personale, cioè nel senso come si fa la spesa e quindi abituare il ragazzo ad andare a fare queste routine che per noi tra virgolette sono routine, magari il ragazzo con difficoltà, con disabilità sono sempre degli ostacoli, no? da dover superare proprio per un'autonomia personale ma anche sociale, no? Ecco. Poi il supermercato si offre tantissimo come posto di lavoro, no? E anche perché le attività che si fanno in un supermercato hanno una difficoltà misurata. Okay. Quindi le varie occupazioni possono soddisfare le competenze di diversi ragazzini, di diversi gradi di capability, no? Ecco. E quindi tra l'altro poi il supermercato è uno di quegli ambienti per cui si supera quel numero minimo dopo il quale scatta l'assunzione di una persona tra l'elenco speciale, no? Di quelli che è della categoria speciale per il lavoro, per cui ecco diventa un ambiente appetibile. È poi un ambiente di lavoro aperto a tutti, non si deve chiedere permesso per entrare, si può vedere come viene svolto il mercato, il lavoro. Quindi ecco, ha una doppia valenza, quella di un'autonomia sociale ma anche quella di preparare a vedere un ambiente che noi lo frequentiamo da acquirenti come un posto invece di lavoro.
Ma voi avete creato un supermercato noi qui a scuola? Esattamente, naturalmente io non posso portare così i miei ragazzi improvvisamente a svolgere un ruolo che non è il loro naturalmente all'interno di un mercato. Devo, tra virgolette, addestrarli, nel certo. senso che devo dare anche dei suggerimenti e coltivare quelle competenze che sono poi le competenze trasversali, come anche ci si atteggia in un luogo di lavoro. Il comportamento, sapere che non si può andare in bagno ogni 5 minuti, ma poi anche sapersi distrarre proprio nelle mansioni, come passare per i vari stand e tirare via i prodotti in scadenza, quelli mettere a posto le cose, arrivano gli imballaggi, saperli mettere nel luogo giusto. Quindi sono tutte funzioni che i ragazzi hanno imparato prima qui, in un ambiente protetto, poi siamo andati in uno stage guidato, quindi con noi a riproporre le stesse mansioni però nel luogo proprio di lavoro, e poi uno di loro ha fatto proprio lo stage da solo, tirocinio all'interno dell'alternanza scuola-lavoro per circa un mese, è stato lì. Quanti ragazzi sono stati impegnati nel progetto del supermercato? Beh, potrei dire, sta arrivando la preside, forse è meglio che risponda lei a questa domanda. Buongiorno preside, volevo sapere quanti ragazzi sono stati impegnati nel progetto del supermercato. Il progetto ha coinvolto tutto l'istituto, è un progetto a classi aperte e quindi avevamo una 14 alunni con disabilità che partecipavano a queste attività insieme alle attività delle varie classi, delle varie sezioni. Fabio è uno studente di questo istituto e si è diplomato lo scorso anno. Come è andata questa esperienza in questa scuola? È andata tutto bene. Sto facendo progetti con la cooperativa, Mosaico. Delle volte vado in montagna, al mare a Cesenati quest'estate, a Gorino a fare i lavori. E dopo, giovedì scorso, sono andato al panificio Duo. Abbiamo fatto le pizzette e anche il pane, poi le abbiamo messe nel forno e poi da giugno l'altra estate ci portano a portare il pane sulla golf car. E ti piace questo lavoro? Sì, mi piace questo lavoro. Buongiorno signora, ci vuole raccontare qualcosa di Fabio e dell'esperienza che ha vissuto in questa scuola? Sì, diciamo che è stata una bellissima esperienza, diciamo che abbiamo raccolto tutto quello che Fabio nel corso degli anni ha seminato insieme agli insegnanti, e grazie proprio alla professoressa Boscolo abbiamo raggiunto proprio l'apice. Non mi pensavo mai che Fabio riuscisse a ottenere questi risultati. Adesso è seguito da una cooperativa, quindi come diceva lui prima hanno le attività di Mosaico tre volte la settimana ad Adria. Lo creano situazioni di lavoro proprio per abituarli, inserirli nel mondo del lavoro e avere vita indipendente. Fanno anche weekend fuori casa, così che si abituano anche a staccarsi dalla famiglia e avere una vita più autonoma. Il suo lavoro è condiviso da altri colleghi? Certo, ogni collega ha diverso titolo dal suo apporto, naturalmente ho poi il gruppo di inclusione che è formato da tutti gli insegnanti di sostegno che naturalmente sono maggiormente coinvolti in questo senso, sì. Per realizzare i vostri progetti penso che ci voglia la collaborazione del territorio. L'idea di scuola che ha costruito la professoressa Boscolo si basa su due punti chiave, uno è l'inclusione e l'altro è l'apertura al territorio. Tutti i progetti di inclusione fanno leva sul territorio. Il territorio di Portoviro, tra l'altro, è quello di una realtà aperta, imprenditoriale, basata anche sull'associazionismo, con la realizzazione delle attività, e la valenza educativa di questa apertura al territorio è proprio vissuta dagli studenti disabili e non disabili come una opportunità di formativa, di crescita. È un'idea che apre i progetti scolastici a tutti gli alunni, dando modo a ciascuno di loro di sviluppare le potenzialità individuali. Volevo puntualizzare una cosa molto importante però, che i progetti sono stati fatti e naturalmente il loro risultato è dovuto non alla sottoscritta,
a tutti, ma in particolare ai colleghi di sostegno che in tutti questi anni hanno creduto proprio nella progettualità e l'hanno convissuta poi e con iniziative anche proprie poi tra l'altro. Quindi volevo presentare Stefano Billo, professore di chimica. Salve. Tra l'altro, quindi sostegno, e la professoressa Mara Toseto, che invece è professoressa di diritto, ma naturalmente prestata al sostegno. Diciamo che noi cerchiamo sempre di dare un taglio, diciamo, e un collegamento con la vita di tutti i giorni, per dare ai ragazzi, oltre diciamo alle competenze diciamo scolastiche, anche quelle extrascolastiche di vita, di autonomia, di vita quotidiana, in modo da che possano essere spendibili nella vita di tutti i giorni. Ognuno di noi mette in campo le proprie competenze, quindi con un lavoro sinergico riusciamo ad ottenere questi risultati. Da Porto Aviro una buona scuola, l'appuntamento a Lecce con l'altro candidato Daniele Manni. Arrivederci da Gilda TV.